Fin dai tempi più antichi, il filo d'oro è il simbolo di un sapere che nasce dall'esperienza personale e che è libero dai condizionamenti istituzionali. È un filo perché rappresenta la continuità di un'esperienza sempre antica e sempre nuova. Ed è esile perché in ogni generazione questa consapevolezza viene mantenuta da una minoranza di individui. Questo filo è d'oro perché è immortale. Rimane sempre, anche nei periodi più caotici e oscuri, a volte più apparente, a volte più nascosto. La storia dell'umanità è costellata di guerre combattute in nome di qualche dio o di qualche credenza. Il filosofo Fernando Savater ricorda che in 5.500 anni di storia, per non andare più indietro, sono scoppiate 14.513 guerre, costate 1.240 milioni di vittime. Questi dati oggi sono già superati perché hanno la caratteristica di aumentare continuamente. Le tre religioni monoteiste del Medio Oriente sono da sempre al centro di moltissime guerre. Ebraismo, cristianesimo e Islam si somigliano molto di più di quanto si pensi. Eppure non ci sono altre religioni altrettanto conflittuali. Sembrano contraddistinguersi per una particolare aggressività e per un'inclinazione a ragionare secondo uno schema amico-nemico. Ci siamo quasi abituati a vedere quotidianamente le immagini di un Medio Oriente insanguinato. Vediamo moltiplicarsi i partiti di Dio che incitano combattenti di Dio a farsi saltare in aria per distruggere il grande Satana occidentale. Tornano gli slogan delle crociate: Dio è con noi e chi non è con noi è contro di noi. Gli Stati Uniti, la più grande potenza militare e tecnologica del mondo, somigliano molto di più a una teocrazia in armi che a una grande democrazia liberale. È chiaro che quasi sempre le differenze religiose vengono strumentalizzate per interessi economici e politici molto concreti. Ma è altrettanto vero che ci troviamo in un momento di pieno recupero della giustificazione teologica dei conflitti. Di fronte a tanta violenza e dolore, è legittimo interrogarsi sull'essenza stessa del monoteismo. Non è che per caso gli uomini hanno creato un Dio unico a loro immagine, violento, aggressivo, intollerante. Il monoteismo è la religione del libro, ma sembra piuttosto la religione dei libri che non si sopportano affatto. Ciascuno dei tre libri pretende di essere il solo libro sacro. Il guaio è che, come tutti i testi sacri, si prestano alle più ampie interpretazioni. Sulla base dei testi si può affermare tutto e il contrario di tutto. Ama il tuo prossimo. Occhio per occhio, dente per dente. Combattete gli infedeli, nemici della verità. Otmar Kehl è nato in una cittadina svizzera, ma la sua visione ha l'ampiezza e il respiro dei deserti mediorientali, assiduamente frequentati nel corso della sua vita. Kehl è un biblista e storico delle religioni rinomato a livello mondiale. I suoi studi, raccolti in una quarantina di volumi, gli sono valsi il premio Benoit, che è ritenuto il Nobel svizzero. Otmar Kehl ha il merito di aver gettato nuova luce sul contesto storico e culturale in cui ha avuto origine l'Antico Testamento. Kehl ha studiato teologia, storia delle religioni, egittologia e arte antica del vicino Oriente a Zurigo, Friburgo, Roma, Gerusalemme e Chicago. È specializzato in reperti piccolissimi,
amuleti e sigilli solitamente un po' trascurati dagli studiosi in cerca di prestigio, ma ricchissimi di significato. La moglie Hildi si è specializzata nella riproduzione di scarabei e amuleti. Si potrebbe ricorrere alle fotografie, ma i reperti sono spesso danneggiati e consumati dal tempo. E col disegno, oltre a evitare problemi di copyright, si riesce talvolta a fornire un'idea più fedele degli oggetti. Hildi Kale ha riprodotto letteralmente decine di migliaia di sigilli. Otmar Kale spera ora di esporre i reperti antichi acquisiti durante le sue ricerche in un museo che dovrebbe sorgere in questa torre di Friburgo. La sua struttura esprime, nella visione dello studioso, il collegamento verticale fra ebraismo, cristianesimo e islam. Così abbiamo il... Ma entriamo ora con rispetto e dedizione nell'affascinante mondo di Otmar Kale. Questo girerà? Adesso vediamo, perché potrebbe essere anche così, sai. Stop. Sono nato, per così dire, all'ombra della Madonna Nera di Einsiedel. La sua immagine mi ha guidato come una stella per tutta la mia esistenza. Ho frequentato la scuola del convento, incrociando ovviamente molto spesso la Madonna Nera. Lei era il cuore dell'abbazia e l'anima del villaggio. Si avevano naturalmente già detto al ginnasio che non si trattava di una dea. I frati si difendevano con veementi puntualizzazioni teologiche dalle critiche dei protestanti per un culto ritenuto eccessivo. Ma è evidente che la Madonna Nera rappresentava in un certo senso il divino. Dio Padre e lo stesso Gesù apparivano distanti, avevano un ruolo quasi secondario. L'immagine della Madonna era predominante e bisognava rivolgersi a lei per invocare l'intercessione divina. Già da ragazzo, senza esserne cosciente, non avevo nessuna difficoltà a riconoscere anche nel femminile un aspetto divino. Accanto a Dio Padre e al Figlio potevo accettare anche una Dea Madre senza badare troppo ai dogmi e alle altre sottigliezze teologiche. Sono rimasto colpito già allora, quando penso all'indirizzo preso dai miei studi dal commercio degli oggetti devozionali. La Madonna Nera era acquistabile in tutte le dimensioni. C'erano statuine, medaglie, amuleti da portare al polso o al collo. E accanto alla Madonna erano allora disponibili immaginette di altri santi e oggetti devozionali di ogni tipo e per tutte le borse. Il pellegrino poteva portarsi a casa un segno tangibile della benedizione divina ricevuta al santuario. Nella scuola del convento di Einsiedeln, il giovane Otmar Kale studiò la Bibbia dall'inizio alla fine e, da ragazzo sveglio qual era, cominciò a porsi le prime domande. L'esegesi dell'Antico Testamento è una scienza filologica basata in primo luogo sulla parola e tiene in poco conto le immagini. Si riteneva, in base al divieto del culto dell'immagine, che in Israele non esistesse nessun tipo di rappresentazione, ma evidentemente un divieto presuppone l'esistenza di qualcosa, altrimenti non sarebbe necessario. Io, come studioso, mi propongo di conoscere il più fedelmente possibile le fonti antiche. Non sono in cerca di conferme per idee preconfezionate. Ci troviamo di fronte a un periodo storico molto ampio di cui sono rimaste poche tracce. Se vogliamo ricostruire la storia di quel periodo, non possiamo permetterci di trascurare nessuna fonte.
Mi ero naturalmente fatto le mie idee sul mondo biblico. La lettura ti riempie la mente di immagini. Andando poi al cinema o leggendo un libro illustrato, incontriamo altre immagini, magari totalmente diverse dalle nostre, e ci rendiamo conto che esistono altri punti di vista e che siamo prigionieri di uno schema mentale. Nei versetti della Bibbia apparivano divinità e idoli in lotta con i profeti, come ad esempio Elia. Vi si citava l'orribile dio Baal e i sacrifici umani che sarebbero stati fatti in suo onore. La mia mente era influenzata da immagini barocche e popolata da mostri orrendi. A 17 anni andai per la prima volta a Parigi. Naturalmente visitai il museo del Louvre e le sezioni dell'Oriente antico per farmi un'idea più precisa del mondo della Bibbia. Rimasi colpito da una statuina con l'iscrizione Baal, dio dei Cananei. Mi ricordo come se fosse ieri la mia delusione. Era una figura per nulla inquietante, con un braccio levato nella posa trionfante di un tennista vittorioso. Mio Dio, mi dicevo, e questo dovrebbe essere il terribile Baal? La lettura della Bibbia mi aveva lasciato un'immagine molto diversa. In quel preciso momento ho provato l'esigenza di conoscere meglio quel mondo. Volevo scoprire le tracce dei Cananei, degli Egiziani, degli Assiro-Babilonesi e così, dopo il conseguimento della maturità, nel 1964 ho girato per un anno con la Vespa e in compagnia di un amico i paesi dell'Oriente antico. La scienza biblica aveva ignorato fonti storiche molto importanti. Gli studiosi si concentravano esclusivamente sui testi, come se in un certo senso la Bibbia bastasse a se stessa e contenesse tutto quello che occorre sapere e conoscere. Avevano probabilmente paura di scoprire che in Egitto esistevano parole di saggezza e preghiere, inni e cantici del tutto simili a quelli contenuti nella Bibbia. Temevano che il carattere sacro del libro venisse in qualche modo intaccato o sminuito da questi fatti storici. Sono timori comprensibili, anche se proprio dal profilo teologico è possibile immaginare che Dio possa essersi manifestato non solo con Israele, ma anche con altri popoli e culture. Noi studiosi volevamo riportare la Bibbia a un livello più terreno, collocarla nel suo tempo e studiarla su basi storiche e scientifiche. In teologia si potrebbe anche parlare di incarnazione della Bibbia. C'è una teologia che accetta questo tipo di visione. La scienza non va vista come un'intromissione nel sacro. La Bibbia non è estranea al mondo che la circonda. È una testimonianza della vita e del pensiero di Israele che è in stretta relazione con le culture vicine. Israele non era isolata, né teologicamente né umanamente. Esisteva uno scambio molto intenso coi paesi confinanti. Israele è da sempre un paese relativamente piccolo, stretto tra i suoi grandi vicini, un po' come la Svizzera che è circondata dall'Italia, dalla Francia, Germania e Austria. E la cultura svizzera non è comprensibile se non la si pone in relazione con quella dei paesi confinanti e con gli avvenimenti storici che vi si sono prodotti. La cultura di Israele è fiorita relativamente tardi nel contesto delle grandi culture vicine e l'Antico Testamento è la quintessenza delle esperienze vitali dell'Antico Oriente. Ora siamo
La Bibbia, prima di essere scritta, fu trasmessa oralmente da una generazione all'altra. In questa tradizione, il popolo ebraico vedeva le radici della sua storia, della cultura e della sua fede. Nella Bibbia si narra che gli israeliti, oppressi e condannati ai lavori forzati, fuggirono dall'Egitto attraversando il deserto. Ma l'archeologia ha provato che la maggior parte dei popoli che più tardi formarono Israele vivevano da sempre in quei luoghi. Dall'Egitto è giunto un gruppo relativamente ristretto di persone, animate dalla visione molto particolare di un Dio che vuole liberare il suo popolo. Questo Dio è poi diventato il nucleo portante dell'ebraismo. Ma certamente, come i cananei, gli ebrei adorarono anche molte altre divinità, praticavano il culto del toro e veneravano una divinità femminile. Questa visione è mutata verso il VII secolo avanti Cristo, quando si iniziò ad adorare esclusivamente Yahweh e si abbandonarono i culti praticati in precedenza. Gradualmente si affermò un rigoroso monoteismo che negava il valore positivo della sessualità, proiettando sui cananei ogni genere di depravazione. La distruzione del vitello d'oro riflette un episodio della lotta tra il Dio unico e i culti cananei. Yahweh è un Dio geloso e crudele. Nel Deuteronomio e nel quinto libro di Mosè impone di travolgere gli altari dei pagani, di spezzare le loro colonne, di bruciare le loro statue e di massacrare uomini, donne e bambini. La conquista del paese di Canaan si paga al prezzo della distruzione di ogni forma di vita. L'oro e l'argento vengono consacrati a Yahweh, alla sua grandezza e generosità. Accanto a parole di grande saggezza, la Bibbia dà voce anche a tutte le bassezze e violenze implicite nella natura umana. È un libro grande e terribile, e nulla fa presupporre che certi versetti non siano da intendere alla lettera. Non avrete altro Dio all'infuori di me. Quando alzate gli occhi e vedete il sole, la luna e le stelle, non dovete cedere alla tentazione di inginocchiarvi e di venerare quelle cose. Fate morire la donna che pratica la magia. Il sole, simbolo cosmico, veniva venerato ovunque e in tutte le religioni antiche. Da tempo immemorabile si celebra in Oriente l'evoluzione circolare del sole. C'erano moltissime divinità solari. Alle nostre latitudini il culto del sole fu cancellato con l'avvento del cristianesimo. La chiesetta di Levo sul Lago Maggiore sorge, come molte altre, su un antico santuario pagano. Sono conservate alcune stele precristiane, una delle quali è di origine etrusca. Il santuario del Dio Sole è ora un luogo di pellegrinaggio dedicato alla Vergine taumaturgica delle Grazie.
Sull'altro lato, un affresco ricorda la cristianizzazione avvenuta nel V secolo per opera degli apostoli della Riviera d'Orta, Giulio e Giuliano. Una lapide indica la porta del tempio pagano e un architrave raffigurante il dio sole. Ci sono anche i resti di una vasca che serviva ai riti di purificazione. Sul sacro monte di Varallo, incastonato nel muro, troviamo un menhir preistorico e la scritta: questa pietra, trovata nello scavare i primi fondamenti di questo luogo sacro, è del tutto simile a quella con la quale fu coperto il sepolcro del nostro Signore Gesù Cristo in Gerusalemme. Le pietre simboleggiavano la stabilità interiore di fronte a tutte le avversità. Anche nei Salmi Dio viene paragonato a una montagna. La Kaaba, venerata alla Mecca, è un'altra di queste pietre sacre che risalgono al periodo preislamico. Anche gli israeliti veneravano all'inizio pietre sacre. La cosiddetta Arca dell'Alleanza conteneva due pietre identificate più tardi nelle tavole della legge, ma in origine si trattava di due steli sacri. All'interno dell'unico tempio giudaico archeologicamente documentato, che si trova nel sud di Israele, è stata rinvenuta nel punto più sacro una masseba, una stele. Ma quando si è diffusa l'idea che Dio non poteva essere venerato attraverso una pietra o un idolo di legno, questi oggetti di culto sono stati distrutti, denunciati come cananei e di conseguenza ritenuti del tutto estranei al mondo ebraico. Ma la Bibbia documenta l'esistenza di questi culti anche presso gli israeliti. Il dio del tempo, la terra e la sessualità erano al centro della cultura cananea, come del resto la maggior parte delle religioni politeiste. Anche quella cananea aveva una grande sensibilità per la natura. I cananei vivevano un mondo numinoso, pieno di mistero. Le pietre, l'acqua, il fruscio del vento tra gli alberi erano al centro della loro percezione. Il dio Baal, legato ai fenomeni meteorologici, alla vegetazione e alla coltura dei campi, era il padre degli dei e il creatore di tutte le cose. Le religioni monoteiste, più concettuali e basate sul libro, hanno perso in gran parte questa sensibilità per la natura. I sigilli minuziosamente studiati da Otmar Kehl documentano la grande diffusione della raffigurazione del dio del tempo. Rimasto in esilio durante il caldo estivo, il dio tornava con la pioggia, il tuono e i fulmini per unirsi con la dea, che lo attendeva in piedi su un toro e gli si offriva allargando le vesti. Il dio del tempo domina le forze caotiche. Senza questa divinità universale, Yahweh non avrebbe mai potuto diventare un dio unico convincente. A giudicare dalla grande quantità dei ritrovamenti, i popoli antichi nutrivano una vera passione per queste raffigurazioni. Raccontavano storie e miti in un tempo non sommerso dalle immagini come il nostro. Il dio del tempo porge rami fioriti e protegge, come amuleto portato al collo, dalle forze negative.
Una analoga funzione protettrice venne estesa anche alla dea, in genere nuda, con un sesso molto evidenziato e grandi orecchie per accogliere le suppliche umane. Questa statuina di legno rappresenta un prigioniero cananeo o forse israelita. È impossibile distinguerli, i tratti somatici erano gli stessi, parlavano e vestivano allo stesso modo. La figura del faraone si sovrappone spesso a quella del dio del tempo e a quella di Yahweh. È sempre rappresentato in pose vittoriose, mentre si destreggia con le armi o sconfigge i nemici. La religiosità cananea, fortemente politeista, esprimeva la certezza di condividere questo mondo con innumerevoli altre creature, estremamente differenziate, come la natura stessa. Nella terra di Canaan, chiamata anche Paese della Porpora, si venerava ovunque la grande dea. Abbiamo trovato tracce importanti di una dea venerata sotto il nome di Asherah. Nella Bibbia ebraica viene citata una quarantina di volte, sempre in modo negativo. Si combatte il suo culto, la sua immagine viene buttata fuori dal tempio, il che dimostra, se ve ne fosse ancora bisogno, che c'erano delle dee nei templi, e non solo per alcuni decenni, come si sosteneva, ma probabilmente fin dagli inizi. Testimonianze extrabibliche accennano a benedizioni impartite nel nome del Dio di Israele, Yahweh, e della sua Asherah. Nel VII-VIII secolo avanti Cristo, la sua figura troneggia con i seni fieramente eretti praticamente in tutte le case della Giudea. Alla fine del VII secolo queste figurine scompaiono, e scompare anche la consuetudine di benedire nel nome di Yahweh e della sua consorte. L'eliminazione della dea è comprovata dal ritrovamento di iscrizioni e di altri reperti archeologici. La dea è un'altra componente culturale cananea ingiustamente diffamata e cancellata. Ho regalato una statuina di Asherah a una giovane donna che soffriva di anoressia. Ho poi saputo che aveva collocato la statuina accanto al suo letto. Mi ha detto che la dea l'aveva in un certo senso incoraggiata nell'accettazione della sua femminilità, il che le aveva permesso di superare i problemi legati all'insorgenza dell'anoressia. Dunque vediamo che la religione cananea aveva indubbiamente anche i suoi lati positivi. I cananei sono stati accusati di pratiche sessuali abominevoli e di venerare la sessualità come un fenomeno divino. Ma anche nella cultura cananea, come ovunque, la sessualità era sottoposta a precise regole sociali. Va però detto che i cananei avevano un rapporto molto positivo con la sessualità. Ed è vero che vedevano nelle pratiche erotiche una manifestazione divina chiamata poi con vari nomi, Ishtar, Astarte, e successivamente dai greci Afrodite e dai romani Venere. È interessante notare che molti secoli più tardi, nel cristianissimo Medioevo, la dea riappare nei Carmina Burana in una poesia latina che recita: «Ah, com'è dolce cedere agli imperativi di Venere!» Il cristianesimo non offriva parole adatte a descrivere l'esperienza erotica. Si poteva dire che era un peccato, ma il termine è francamente un po' riduttivo per questo genere di esperienza.
Alla fine hanno dovuto ricorrere alle tanto disprezzate dee pagane per esprimere l'intensità di questa energia dalla quale non erano immuni nemmeno loro. Con la progressiva affermazione del monoteismo, Adamo ed Eva cominciano a vergognarsi della loro nudità. In epoca bizantina mostrare le parti intime diventa un peccato. Le tre religioni monoteiste hanno una percezione distorta di se stesse e quindi molto problematica. Manifestano nelle parole e nei fatti una pretesa di assolutismo nei confronti delle religioni che le hanno precedute. Non possono accettare di essere una pura e semplice continuazione delle credenze antiche e si considerano in antagonismo con loro. L'ebraismo, un prodotto della cultura cananea, a partire dal VII secolo a.C. si considera nemico della religione locale. L'ebraismo aveva ereditato da questa cultura una grande vitalità e gioia esistenziale, ma poi ha preferito adottare una legge molto rigida, limiti etici più severi e una rigorosa fede nel Dio unico. Questo processo è sfociato nella demonizzazione della religione precedente ed è culminato nell'invito biblico a sterminare tutti i cananei. Ci sono passi molto espliciti nel Deuteronomio e in altre parti della Bibbia. Si può dire che questi fatti risalgono a un'epoca remota e non sono storicamente certi, ma va detto che queste frasi hanno generato tanti momenti negativi nel corso della storia. In Sudafrica i Boeri hanno legittimato la politica di discriminazione razziale richiamandosi a un versetto del quinto libro di Mosè. Loro erano il popolo eletto e i neri passavano per cananei. Il testo viene strumentalizzato anche ora da certi estremisti ebrei per i quali i palestinesi andrebbero cacciati perché in fondo sono cananei. Una seconda brutale frattura si è prodotta col cristianesimo. Gesù doveva essere un nuovo Davide, in grado di condurre il popolo di Israele verso un radioso futuro. Sulla base delle profezie dell'Antico Testamento, gli ebrei attendevano un glorioso Messia. Al suo posto è arrivato un uomo inchiodato sulla croce. Il fatto che gli ebrei non potessero accettare un paradosso insostenibile per la loro fede è stato considerato dai cristiani come un enorme crimine. L'antiebraismo si manifesta purtroppo con veemenza già nel Nuovo Testamento. Le affermazioni anti-ebraiche segnano la definitiva frattura fra cristianesimo ed ebraismo. Il Vangelo di Giovanni definisce gli ebrei che non riconoscono la divinità di Gesù progenie del diavolo e assassini. In questo dipinto di Hans Fries del XV secolo, la demonizzazione dell'ebreo e della sinagoga raggiunge il culmine. La mano di Dio trafigge con una spada il collo della sinagoga, uccidendola. È seduta su un asino ed è stata sedotta da una Eva a forma di serpente.
Il fatto che la croce venga usata per sopprimere la sinagoga è un'aberrazione teologica. La croce, semmai, è apportatrice di vita. In questa splendida croce gotica, Gesù appare come un seme e alle estremità della croce spuntano grandi fiori. Numerosi esegeti della Chiesa si sono dati da fare per dimostrare che le demonizzanti frasi antiebraiche del Vangelo non dicono quello che effettivamente dicono. Ma i contenuti antisemiti di certi passi del Nuovo Testamento sono indiscutibili e hanno legittimato nel corso dei secoli ogni genere di angherie, persecuzioni e uccisioni. Gli ebrei sono cattivi, spiritualmente malati, idolatri, scaltri e astuti, ciechi e storpi, iniqui, peccatori e assolutamente privi di ragione. Colpisce il fatto che le caricature antiebraiche contengono le stesse accuse e demonizzazioni che gli israeliti rivolgevano ai cananei e che Paolo e i padri della Chiesa scagliavano contro l'ebraismo. In questa tragica catena, i giudei sono servitori del diavolo e la sinagoga un bordello, un covo di assassini. Praticano riti immondi e compiono sacrifici umani bevendo il sangue dei bambini cristiani rapiti. Nella sinagoga di Satana, gli ebrei si accaniscono contro le ostie sacre che contengono il corpo di nostro Signore. L'odio antiebraico ha dato i suoi orribili frutti pochi decenni or sono, quando nel cuore dell'Europa sono stati assassinati 6 milioni di ebrei. Le cerchie ecclesiali si sono opposte ad altri crimini del regime nazista, come ad esempio il programma di eutanasia, in maniera molto più decisa rispetto allo sterminio degli ebrei. Questa omissione non è spiegabile senza l'avvelenamento prodotto da 2 millenni di antisemitismo. Dopo la scoperta di Auschwitz si è cominciato a parlare di una tradizione ebraico-cristiana. Prima della Seconda Guerra Mondiale il discorso ecumenico era circoscritto alle chiese cristiane. Dopo la guerra e la Shoah sono nati gruppi di dialogo ebraico-cristiani e si sono cominciati a riconoscere le comuni origini storiche e culturali. La teologia cristiana ha preso in considerazione i contenuti ebraici dei libri sacri, ha ammesso l'ebraicità di Gesù, degli apostoli e di Paolo. E così lentamente anche i teologi hanno iniziato a gettare un ponte verso l'ebraismo, ammettendo che siamo di fronte a un'unica tradizione. È curioso constatare che nei primi 10 secoli della sua storia il cristianesimo ha rispettato il divieto ebraico di rappresentare Dio. Se ne mostrava al massimo la mano, che intravediamo qui in alto sopra il capo di Cristo. È una mano divina discreta, appena accennata. Più tardi Dio Padre viene raffigurato come un massiccio signore con la barba che esibisce in modo perentorio il figlio inchiodato sulla croce in uno spirito che non è certamente quello del Vangelo. Attraverso la concentrazione sempre più accentuata sulla sofferenza, il cristianesimo ha perso per strada la gioia, il piacere di vivere. C'è un atteggiamento quasi ostile nei confronti della vita, del corpo e soprattutto della sessualità. Per un certo tempo nel cristianesimo si tendeva quasi ad esaltare la soppressione della sessualità. La cattedrale di Friburgo è gremita di raffigurazioni di martiri con il petto squarciato, le gole tagliate e immersi nel loro sangue. I corpi sono quasi sempre svestiti. L'artista ha ovviamente usato modelli nudi.
Alla fine si ha l'impressione che la santità richieda innanzitutto l'amputazione della sessualità. Anche la frattura tra Islam ed ebraismo non avrebbe ragione di esistere. Maometto aveva adottato molti usi religiosi ebraici e sperava che gli ebrei accogliessero il suo messaggio. Ma quando la comunità di Medina negò il valore delle sue profezie, cambiò la direzione della preghiera, orientandola non più verso Gerusalemme, ma in direzione della Mecca. Attaccò e rase al suolo gli insediamenti ebraici e massacrò gli uomini, riducendo in schiavitù donne e bambini. Oggi si ribadisce in continuazione che l'Islam è una religione pacifica. Siamo ovviamente tutti molto felici che i musulmani si considerino tali, ed è sicuramente vero in gran parte. Ma anche loro, come gli ebrei e i cristiani, dovrebbero chinarsi sulle pagine oscure della propria tradizione. E credo che col tempo ci riusciranno. I massacri degli ebrei di tradizione. E credo che col tempo ci riusciranno. I massacri degli ebrei di Medina sono documentati in varie parti del Corano. Il profeta non era certamente animato, come diremmo oggi, da uno spirito ecumenico, per il quale Dio è il padre di tutti gli esseri umani. Maometto era molto suscettibile e ha colpito duramente gli ebrei che lo avevano deriso, disconoscendo la sua vocazione profetica e la sua pretesa di essere considerato l'ultimo e definitivo profeta. Si potrebbe facilmente scrivere una storia criminale delle tre religioni del libro, ma la Chiesa invita a dimenticare il passato. E anche nell'Islam non mancano le persone contrarie ai sacri furori armati. Gli estremisti dei due fronti vorrebbero accreditare la percezione di due blocchi monolitici inconciliabili. La realtà, per fortuna, è molto più complessa, ricca di sfumature e contraddittoria. Abramo è il capostipite di tutte e tre le grandi religioni di origine semitica, che perciò possono essere viste come un grande sistema religioso comune. I musulmani prendono come dato storico che il patriarca avrebbe costruito la Kaaba alla Mecca, trasformando un culto pagano nella pura adorazione monoteistica di Dio. Per l'Islam, il Corano è la parola di Dio, in ogni parola, in ogni lettera. Siamo di fronte ad un dogma islamico calato nel cuore del profeta, annunciato da lui e redatto decenni dopo la sua morte. I musulmani venerano alcune reliquie di Maometto, l'impronta di un piede e un pelo della barba del profeta. Sono oggetti sorprendenti in una cultura che ha bandito le immagini già nel VII secolo, sostituendole con la calligrafia e le forme geometriche e floreali. Sembra incredibile, ma malgrado il divieto, si possono ancora reperire nei sotterranei dei musei miniature di Maometto. E anche gli amuleti, rigorosamente condannati e distrutti nel corso delle lotte contro i culti pagani, affollano di nuovo i negozietti che attorniano le moschee. Non ci troviamo per caso di fronte agli stessi culti antichi con una vernice brillante stesa sopra?
Anche la glorificazione dei defunti è, in linea di principio, estranea allo spirito dell'Islam. La più bella tomba, dice il profeta, è quella che scompare dalla superficie della terra. E il Corano dichiara: tutto sulla terra è evanescente, solo rimane il viso del tuo Signore, pieno di maestosità e di generosità. Le tombe, ovviamente, sono legittimate dall'attaccamento al ricordo del defunto, comune a molte religioni e credenze. Ai tempi del profeta, alla Mecca sorgevano templi, poi distrutti, dedicati al culto di tre divinità femminili. Le trecce delle dee sono ancora ben visibili. In determinate condizioni di luce, la facciata della moschea rivela un volto femminile che poi gradualmente scompare e ridiventa decorazione. Oggi, anche nel mondo musulmano, il ruolo di sposa e madre appare troppo restrittivo per la donna, che ormai cerca pagamento e realizzazione anche al di fuori di esso. Il Corano stabilisce regole di comportamento precise che si ritengono dettate direttamente da Allah. Sarà possibile interpretarle consentendo un'evoluzione del ruolo femminile? O rimarremo fermi a un'immagine astratta, idealizzata e divinizzata di donna, come quella di Maria, vergine e madre, soggetta a una grande venerazione anche nell'Islam? Nel Corano il profeta ne difende la verginità contro le calunnie orrende degli ebrei. Nell'Islam, come nel cristianesimo e nell'ebraismo, accanto al progresso ci sono anche regresso, sviluppi errati, irrigidimenti dottrinali e contraddizioni. Le idealizzazioni della Chiesa e dell'Islam dovrebbero finalmente cedere il passo ad una visione più realistica e a un dialogo sorretto da un'autocritica permanente. Siamo tutti accomunati, nel bene e nel male, dalla globalizzazione. Anche qui, come da noi, scattano i flash e squillano, nei momenti meno opportuni, i telefonini. La nostra mente è oscurata dagli stereotipi e dalle generalizzazioni. È proprio necessario, come accade spesso da parte cristiana, confrontare la supposta intolleranza islamica con la tolleranza e la mancanza di pregiudizi occidentale, o l'arretratezza con il progresso e la modernità occidentali, o addirittura l'Islam come religione di legge con il cristianesimo come religione di libertà. Non vi sono forse anche in Occidente intolleranza, militanza e arretratezza, e viceversa anche nell'Islam molta tolleranza, amore della pace e progresso? In ogni religione, in vista di un necessario futuro rinnovamento, si pongono problemi sorprendentemente paralleli. Sorge una domanda centrale. Se è vero che tutte e tre le religioni monoteiste hanno una pretesa di verità, perché non la esercitano, per cominciare, nei confronti di se stesse? Secondo me le tre religioni monoteiste dovrebbero riscrivere la propria biografia. Ci troviamo in una situazione nuova, in un mondo globalizzato, interconnesso. Di conseguenza l'isolamento secolare e la reciproca ignoranza sono impossibili per un numero sempre maggiore di persone. Un paese come la Turchia, ad esempio, che vuole far parte dell'Europa, deve giocoforza chinarsi sui capitoli oscuri della propria storia. Non può più considerare lo sterminio di 900.000 armeni come un fatto normale da annoverare tra gli scontri bellici legati alla Prima Guerra Mondiale.
Se i turchi vogliono stabilire un rapporto autentico e duraturo con l'Occidente, devono imparare a considerare questo evento nel modo in cui viene percepito nel mondo, vale a dire come una sorta di genocidio. Lo stesso discorso vale per le tre religioni monoteiste oggi esposte allo sguardo critico del mondo esterno molto più di prima. Devono relativizzare certe posizioni insostenibili. Mantenere la facciata non fa altro che renderle sempre più inattendibili. Il creatore, che è per così dire padre e madre, vuole che i propri figli vadano d'accordo. Fratelli e sorelle possono avere posizioni divergenti e magari litigare perché ognuno si è fatto un'idea diversa sui genitori, ma nessuno può pretendere di essere l'unico vero figlio e di arrogarsi il diritto di uccidere nel nome di Dio fratelli e sorelle. La pretesa di assolutezza e i massacri si basano su posizioni teologicamente inaccettabili. Le posizioni delle tre religioni del libro non si sono ancora stemperate in una visione davvero universale. In 30 secoli di ebraismo, 20 di cristianesimo e 14 secoli di Islam, la tolleranza reciproca non ha davvero fatto molta strada e non è detto che ne faccia in futuro. Nella tradizione islamica Dio ha 100 nomi. 99 sono noti agli uomini, ma il 100° nome rimane segreto. Tutte le religioni concordano sul fatto che l'essenza di Dio si trova al di là delle parole e delle speculazioni. La nicchia di preghiera rivolta in direzione della Mecca è costruita in modo da generare un eco che sembra dare al fedele l'impressione che Dio risponda alla preghiera. Ma il silenzio di Dio è assordante. Per fortuna, ogni tanto, nei momenti migliori della storia dell'umanità, si manifesta qualche spirito illuminato. Rumi è un poeta mistico persiano che ha saputo scoprire nel XII secolo il filo d'oro dell'unità fondamentale di tutto. L'intero suo insegnamento porta l'impronta della più grande tolleranza. A volte basta un solo uomo a cambiare la storia. Con Rumi in tutto il mondo islamico è tornata a fiorire la bellezza, con tutti i suoi colori. La musica, la danza e la poesia di quest'uomo esercitarono una grandissima influenza sull'immenso impero ottomano e anche oltre i suoi confini. La tomba del maestro di Konya è ancora oggi meta di un continuo pellegrinaggio. Non sai che diverse vie portano alla Kaaba? Per alcuni la via passa per Bisanzio, per altri per la Siria, oppure la Persia o la Cina. Le vie sono differenti. Lo scopo è uno solo. I Sufi hanno sempre condannato l'integralismo e le guerre sante, predicando invece l'equilibrio che deriva dall'aver fatto pace con se stessi e dal vivere nel rispetto reciproco, nell'amore per la cultura e l'arte. L'insegnamento Sufi ha costituito per secoli una realtà trasversale nell'Islam. Il messaggio di Rumi era inviso ai ben pensanti e ai dottori della legge che criticavano aspramente ritualità e contenuti del suo ordine. Per Rumi, l'uomo supera infinitamente l'uomo. È un microcosmo, uno specchio del divino.
La danza rituale dei dervisci rappresenta la corrispondenza fra micro e macrocosmo, il moto celeste del pianeta attorno al sole, la ricerca del sé supremo da parte delle anime separate. Le mani alzate verso il cielo ricevono l'energia divina e la distribuiscono agli altri esseri viventi. Il danzatore è solo apparenza e semplice intermediario. Il suono del flauto, il nei, esprime il dolore per l'esilio e la lontananza dalla patria spirituale. Poche parole che trasmettono un insegnamento. Sono come una lampada accesa che ha dato un bacio ad una lampada che non lo era ancora e poi se n'è andata. Ciò basta e lo scopo è raggiunto.